Allora a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre siamo qui per giocare anche, dai ce la fanno, per giocare anche dopo se la partita è già passata, Barça Napoli. Purtroppo sappiamo tutti come andrà a finire, non aspettavo che perdevamo comunque, deve essere 3-1 ragazzi, dopo stasera, non so a che ora, uscirà la live reaction di aspettate, sono un po' affannato. Di Barça Napoli. Ok, siamo su FC24, come vedete, andiamo a fare le nostre amate formazioni. Mi ricordo Bayern Lazio 5-3 che ho giocato una volta. Mamma mia, 5-3. Immaginatevi che partita che era stata. Ho giocato proprio quando doveva giocare Bayern Lazio, ho vinto 5-3. Mettiamo Nathan titolare al posto di Juan Jesus, dobbiamo mettere anche Kajuste, c'è Kajuste, perché non tengono Kajuste? Ok, perché non tengono Kajuste? Poi qua tutti questi, o se ne sono andati o sono in prestito, tranne Contini e Ilyasak, che pure se n'è andato, non mi ricordo. Vabbè, mettiamo titolare Meret. Ma sapete che possiamo fare? Oddio, perché non tengo il tablet? Se noi copiamo le formazioni di ieri, fammele ricordare perché ho parlato di Lorenzo, Rachmani, non c'era Nathan. C'era sì, Van Nistelrooy da 8 per me, ieri. C'era Mario Rui, Zielinski sta inattivo perché non hanno convocato in Champions, e c'era Traoré, Traoré non l'abbiamo, quindi lasciamo Zielinski. Lobotka c'era. Vabbè, invece non mi ricordo. Osimhen, Politano, ecco, era così comunque. Poi dopo, casomai, se vogliamo, facciamo dei cambi. Ma chi è poi questo che è l'inquadrato? Oddiosi. Vai, andiamo a vincere 3. Oh, wow, veramente, ragazzi, vi giuro che prima della partita Barça-Napoli, io ho giocato Barça-Napoli nel Napoli e ho vinto 1-3. Ed è finito al contrario, dovevo giocare nel Barça. Ma se ti fosse il Napoli, siamo proprio me che sarà zero. Anche se ha delle colonne inglesi, ricordiamocelo. Vabbè, almeno. Robson e Rae. Mi sa che Rae ora sta parlando di più. Oh sì! Zambo Anghissa! Occhio Anghissa, dribbla! Su Lewandowski. Viene fermato da un ottimo contrasto di non ho idea di chi. Non lo so, Pedri, fermato, Politano, filtrante per Lobotka, già in attacco al Napoli, Lobotka, stessa linea di Stani, grande Stani, entra in area, calcio Lobotka, muro del Barça che evita il tiro in porta, ancora Kvaratskhelia, naccia, però Kvara, oh, a chi ce l'hai data? Occhio a Romeu, perde il pallone Zielinski, filtrante per Victor Ter Stegen, poi Lobotka! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Ja, però, ora deviato da Osimhen che stava in fuorigioco, ma non ci posso credere! Occhio Osi! Osimhen! Mamma mia, conosci, segno sempre palo gol. La disperazione di tutto il Barça perché il Napoli è in vantaggio. Il totale di 2-0. Dico 2-0 perché all'andata Napoli-Barça era finita 1-0. Sì, ragazzi, 1-0. Però no, se voi direte non è finito 1-1, no, nella realtà è finito 1-1, ma come abbiamo giocato noi è finito 1-0 e quindi noi contiamo il punteggio che abbiamo fatto noi, siamo 2-0 per ora. Oh sì, filtrante per Matteo, il mio idolo! Fa due gol il Napoli in 4 minuti e ieri il Barça ne ha fatti due in 2 minuti. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi! Mamma mia, non vi sento più, non vi sento più, non vi sento più, non vi sento più. Anzi, in 3 minuti.
Vai, Piotro, che sta fuori del Segen. No, non stava per niente fuori. Pedri. Pedri non ha giocato nel City. No, mi sto confondendo con Foden. Anche questa prova da lì. E la parata di Terzaghi non è comoda. Terzaghi non spazza via. Rachmani non arriva. Robert Lewandowski. Attenzione al polacco. Da Romeu. Ancora per Lewandowski. Van Gelsen riesce a salvare la figlia. Ok, al centrocampista. Cross per Romeu. Christensen. Lascia stare Romeu. De Jong. Ma scusatemi, volete finire questo gioco di passaggio incredibile? L'ho passata io. Non perdo un poco di tempo. E vabbè, c'ho proprio. Dobbo! Ma tira meglio, scusami. Io non la metto negli highlights questo, perché non è un'occasione. Non è un'occasione da gol. Come dici tu? Vai, grande Amir! Schiva Lewandowski, Amir! Tutta. No! Amir, che mi combini! Ah, sto giocando concentrata a me. Ma questo è pure un idio. Ma non tornare indietro. Dopo fare. Devo mettere campione. Devo mettere. Eccola. Mamma mia, ho detto che era facile. Meno male che era facile. Io l'altra volta con l'Inter però ho subito gol con questo gioco di passaggio orribile. No, e però quello ti trolla, perché io non lo sapevo che mi andava a sinistra. Mamma mia, però. Non è possibile. Grazie a Dio, questo hanno fatto salire tutta la difesa. Ma no! Grande Alex! Ci salva al 92-54. Corner. Per il Barça. E all'occasione dell'1-2. Già una sostituzione, eh? Loro tutta la vita, oh, ho fatto una cosa assurda con Zambo. Ah, ma qua dove devono segnare loro? Pensavo dove segnare io. Oh, sto giocando malissimo, mamma mia. Vabbè. Grande Meret, hai fatto due salvataggi, grande Alex. A me dispiace che qui sono gli ultimi 2 minuti, perché non facciamo. No, anzi, facciamo giocare tutta la partita a Meretto, perché sta dimostrando molto forte. Mo' via gol, appena l'ho detto. Godo! No! Come l'hanno salvata non lo sanno manco loro, ragazzi, eh! Fermatelo, fermatelo! Qualcuno lo fermi, Meretto lo ferma! Spazzala! Mamma mia, oh! Non ho visto il tempo, ma sarà durata almeno fino al 50esimo sta partita infinita. Sto primo tempo infinito, scusatemi. Siamo 3-0 in totale, 2-0 per la nostra sfida. C'è nella partita. Mo, ciao Osi, hai segnato. Mo devi lasciare spazio al nostro al nostro Simeone, perché poi Giacomo entra al posto di Politano, anche se non è la sua mattonella. Aspettate, come. Dov'è che si vedeva tutte le mattonelle che poteva fare? Perché, cioè, scusate, tutte le parti che poteva fare. Perché io mi ricordo che ci stava una parte che si vedeva che lui poteva, che un giocatore poteva fare attacco centrale, difesa, centrocampo. Ma non mi ricordo, ma. Calzona lo mette sempre al posto di Boletane. Che devo fare? Tolgo il mio idolo e finisce la sua partita. Entrano i due centrali, Simone e Raspadori. Vediamo che ci combinano. Wow, mi è uscita una notifica a pieno di gioco. Dopo metto pausa al video e la leggo meglio. Ma dopo lo cambio bene sto video. Come faccio con gli highlights, che metto tutte quelle scritte. Io lo devo trattare bene sti video. Vai! No, terza che non anticipo. Fallo pure sul portiere del Barça. E però rimane in piedi.
Rachmani salva tutto. Mario lui è un buon tiro. Te sei che ne hai un tiro brutto, Mario, in realtà. Però sul gioco si è dimostrato un bel tiro. Per un attaccante ci ha provato un difensore. Ma devono provare gli attaccanti, non i difensori. Ma poi se metto. Sentite, ragazzi, non riesco a trovare una difficoltà. Perché se metto direttamente è troppo facile. Oh! Bro, l'ho passata! Perché se metto direttamente è troppo facile. E se metto esperto è troppo difficile. Perché poi si ha campione su dopo con queste squadre. Con la Lazio, pensate un po', ho vinto 5-3. Adesso non posso subire più gol, ma cerco di perdere più tempo possibile. Passala però, devi passare. Oh, niente da fare. Ogni volta che faccio queste stupidate, io sempre rischio. Avanza, ma dobbiamo segnare, basta. Basta, avete rotto, basta, dobbiamo segnare. Quest'anno sono poco creativi da Spadori e Simeone, per ora non ho dimostrato niente, ma sono appena entrati. Occhio! Guarda, in mezzo c'è Giovanni Servito! Non ho capito, che ho detto? Al 65-28! Simeone! Ho detto che non è stato poco creativo, ma significa che ho detto una stupidata pura, perché non è proprio vero! 3-0! Gol dei tre attaccanti. Manca solo Kvara e Raspadori, che se ne ha tutti gli attaccanti e centrali. Facciamo una sostituzione, ragazzi. Facciamo. Chi possiamo far entrare? Facciamo entrare un po' Østigard e Olivera. Poi verso l'80esimo facciamo entrare Nathan. Ma che minuto è? 67, vabbè. La fuori, non me ne importa. Faccio entrare a questi qua in campo. Battete sto corner, Oh, mamma mia, grande Alex. Ora possiamo anche fare entrare Østigard, Nada, lo facciamo entrare dopo, Mo la batte bassa. Mo è entrato Østigard. Oh, nessuno lo ferma questo. Mamma mia, e dai però, mamma mia! Ma non è colpa mia, ragazzi! Io non capisco, veramente. Cioè, l'ho buttata letteralmente io fuori, ma poi dove stiamo? Siamo a quello stadio del Barça, perché il Barça non gioca più a Camp Nou. Meret, solo miracoli ha fatto Meret per ora. Solo mira, sta salvando tutto. Salvato pure su Rafi, basta che se ne basta, mo, però. Fermiamoli! Se no questi è certo che mi segnano. Stanno attaccando solo loro, basta, Mo facciamo entrare, dopo questa ripartenza facciamo entrare a Rachmani. Scusate, a Nathan là. Che parata gli ha segnato. Nessuno. 88, 78 fatto, facciamo entrare questi ultimi minuti, questi ultimi 10 minuti a Nathan, l'ultima sostituzione, non so se in realtà è l'ultima, già l'ho fatta, penso che questa è l'ultima, infatti, vabbè, Gollini sapeva che non giocava, ma anche solo per curiosità, se Dem me lo faceva entrare, ma penso proprio di no. Infatti l'ho finita la situazione, perché ne ho fatte 5, ne ho fatte 2 quando è finito il primo tempo. 2 prime, una mossa fanno 5, 2 più 2 più 1, 2 più 2 4, 4 più 1 5. Questo è il nostro primo corner, guarda la scheglia, ha un buon tiro, può provare, ecco così che fa, tiro deviato. E il Barça prende il pallone. Nathan è entrato, Nathan, è entrato Nathan, non lo so. Mamma mia, Mati! No, Piotr, mamma mia, Piotr!
Questo è Nathan, eccolo qua Nathan. Fuori gioco, fuori gioco. Ecco il primo pallone nella partita di Nathan. Nathan dribbla. Il dribbling del difensore del Napoli. Può fare assist. Perciolito! 4-0 per il Napoli. Nathan è entrato da quasi 10 minuti. Fa un assist. Totale è di 0 a 5. Yeah! Mamma mia! Ho distrutti. Se vedete una cosa in basso a sinistra la Nintendo, non vi spaventate. Ma era da solo. Che palla che ci ha dato Nathan. Mamma mia, doppietta del Ciolito. Raspadori in barra non ha fatto niente. Ma vabbè, almeno qualcosa. Almeno un'occasione l'ha causata. Tipo, ya. Yeah. Spazza di Lorenzo. Spazzala. Ma è finita. Ma poi io segno sempre nei minuti finali. O devo ricordare quella squadra che l'ho visto una volta e segnava sempre nei minuti finali. 92-30, finisce la partita. E c'è 2-0 per Napoli. Chissà perché 92-30, forse hanno fatto una sostituzione, hanno aumentato di 30 secondi. Ecco gli highlights, brutti però, perché questi non li fanno vedere tutti i gol. Infatti è partito direttamente al 16esimo. Ma chi lo sa perché sto fatto? Bello il cross per il Ciolito. Guarda, wow, non ha proprio saltato. Ah, questo è gol perché ho detto, l'ho sentito parlare un po' così, pensavo che mi stava facendo parata del portiere. Questo è l'ultimo gol, ha messo solo gol, non ha messo occasioni importanti questo. Non sono mai da seguire questi highlights, eh. Mai, devo fare sempre per conto mio, sono sempre meglio. Totale di 5-0, il Napoli va ai quarti. Ok ragazzi, prima di concludere il video volevo fare un piccolo sorteggio, perché dato che purtroppo i nostri azzurri sono usciti dalla Champions, che succede se la continuiamo per conto nostro? Allora adesso scrivo tutte le squadre dei quarti e qualcuna anche degli ottavi. Allora facciamo così ragazzi, dato che stasera ci sta PSV Dortmund e Inter Atletico de Madrid, vediamo tra le due squadre il risultato di prima e quello più quotato. Quindi per vedere quelle che stanno ancora agli ottavi, le partite giocano stasera per decidere, scusatemi se spiego con calma, per decidere le squadre che giocano stasera al ritorno delle ottavi, quindi che si deve ancora decidere chi tra le due squadre, ad esempio prendiamo Inter Atletico di Madrid, la sera c'è l'Atletico Inter e si deve ancora sapere chi passa tra Atletico Inter. Vediamo la più favorita secondo l'Italia. Quindi mettiamo Inter ed escludiamo l'Atletico e PSV Dortmund, ci metto il Dortmund, ma ragazzi, PSV è molto forte, veramente. Non sto scherzando, il PSV vince un sacco di partite, fa un sacco di gol, però non lo so in realtà. Oddio, però PSV Dortmund mi mette tanto in difficoltà, però se mi mette in difficoltà vedo le quote. Pare che lo danno più basso al Dortmund, quindi Dortmund è leggermente favorito. Ok ragazzi, proviamo a fare questo sorteggio, ci metto tanto 3 secondi, metto pause. Come avete visto, ho fatto Napoli contro, in sfida, vabbè l'ho vista da diretta, non lasciamo stare, Arsenal, Bayern Monaco, Manchester City, Inter, spero vivamente che non esca l'Inter, non perché è molto forte, ma perché se noi studiamo sempre italiano, lo studierei proprio, ma vabbè. PSG, Borussia Dortmund e Real Madrid. Vediamo come usciamo con questa bella forbice, le taglio ognuna, poi faccio delle palline e vediamo qual esce. Ragazzi, eccole tutte quante qui. Mi metto a spegnere il tablet, aspettate. Ok. Dunque, non mi ricordo quale sono. Andiamola a mischiare. Vedete che sto mischiando. Ok.
Prendo questo. Spero vivamente in un Dortmund. Aspettate, spero vivamente che mi esca un Dortmund oppure un Arsenal. Cioè, sì, perché sono le meno difficili, anche se però non sono semplici. Aspettate, perché non esca la piglia con il cavalletto in mano. Non ci credo. Ho fatto il bimbo cattivo? Ho fatto il bimbo cattivo che ho voluto fare questo torneo e mi sono beccato il Bayern Monaco. Complimenti! Yeah, la prossima sfida sarà Napoli-Bayern. Per curiosità, vediamo quali erano gli altri. Qui, questo qui che si trova qui era la Madrid. Wow, io ci sono andato lontano dal Madrid. Questo che cos'era? Quello che stava qui. Questo. Sarà Inter, sì. Inter. Questo cos'è? Borussia Dortmund. Peccato, potevo uscire a Dortmund. Ragazzi, io vi dico che il Bayern Monaco era il secondo che mi preoccupava di più di questo torneo, eh. Questo che è? Solus enorme. Mamma mia, mi sono dimenticato del City. Ma se mi usciva il City mi intossicavo. Avevo più paura del Bayern che del City perché il gioco fa cose a caso. Statemi a sentire. Al, quindi sarà Arsenal. Mamma mia, io sono andato a tre passi. L'ultimo che manca è uscito il Dortmund, è uscito il City, è uscito Bayern, è uscito Arsenal. E qual è? Ah, PSG. Lo riconoscevo da così, eh. Ecco le squadre che potevano uscire, ragazzi. Ci sfideremo contro a questa squadra. Speriamo bene, ragazzi. Ciao.